La sicurezza passa anche con la consegna di questi defibrillatori alla Guardia Costiera. Sì, proseguiamo un lavoro che abbiamo cominciato in questi anni, che ha interessato le forze dell'ordine, ovviamente tutto il sistema delle pubbliche assistenze della Croce Rossa, e che adesso interessa la Guardia Costiera. Il prossimo appuntamento è con la Guardia di Finanza, e poi io credo che in questo modo abbiamo un presidio sul territorio, in questo caso anche in mare, ed è particolarmente importante che questo avvenga alla vigilia dell'estate, quindi in un momento in cui sui natanti e sulle spiagge anche il turismo ligure che verrà in Liguria può sapere di contare su questa professionalità in più. Non solo strumenti, ci saranno anche infatti dei corsi di formazione. Naturalmente ci sono i corsi per addestrare il personale, e quindi far sì che le macchine siano usate in modo adeguato.